La sagra sta andando molto bene, abbiamo lavorato molto sia la prima sera che ieri sera che oggi. Oggi è stata una giornata particolare perché c'è stato un gemellaggio con Flumini Maggiore, una città della Sardegna in provincia di Carbonia Iglesias, c'è stato un sacco di gente e adesso hanno aperto gli stand e quindi contiamo di continuare così. Tra poco inizierà il concorso, il crostolo di Urbania, dove quest'anno per la prima volta a gareggiare saranno le proloco della provincia e non solo le persone di Urbania, quindi una novità che nasce anche dalla collaborazione che abbiamo nel periodo natalizio invernale con le proloco della provincia di Pesaro Urbino. E la sacra del crostolo oggi proprio entra nel vivo, piazza San Cristoforo piena di gente, ma cerchiamo di risalire alle origini. Oggi vedere questa iniziativa che sta crescendo, coinvolgendo anche gli altri centri attorno, significa che cosa, Fred? Significa un allargamento profondo della vallata, significa chiamare più gente, significa sempre chiamare i giovani. Infatti una di queste delle sere, le prime sere, abbiamo visto quasi tre turni, i più anziani che hanno mangiato, poi le persone di 50 anni come me e poi sono arrivati nella tarda serata tutti i giovani a mangiare il crostoli da tutte le parti della vallata e secondo me questo è un risultato molto bello. Esatto, abbiamo cercato di rispettare i canoni della tradizione, quindi abbiamo cercare di portare avanti questa tradizione del crostolo, quindi nella giornata di sabato e questa mattina abbiamo fatto anche il corso per imparare grandi, piccini, turisti, italiani e non come fare il crostolo, dove abbiamo, le nostre donne hanno detto quasi tutti i segreti della ricetta appunto per portare avanti questa tradizione. Pier Giorgio Angelini ancora una volta a presiedere questa giuria per il miglior crostolo. Quest'anno si tratta di premiare una proloco, sono tre qui i gruppi, ma credo che questo diciamo non vada assolutamente ad inficiare l'importanza di voler qui insistentemente valorizzare un prodotto. Sì, valorizzare un prodotto identitario di questa zona, perché nella massa trabaria, e queste sono tre proloco della massa trabaria, si chiama crostolo, ha la caratteristica di non essere molto alto, 20-22 cm, ricco di strutto, di uova, sale, pepe, molto condito, e cotto soprattutto sulla graticola, sulla brace. Questa è la tradizione, questo è il crostolo che fanno i ristoranti, che fanno le famiglie ancora, quindi non è una riesumazione di un cadavere, ma è una valorizzazione di una cosa che hanno continuato a fare sempre fino ad oggi. Ecco, potendo scegliere dentro il crostolo come farcitura, che cosa indicheresti? Le cose più semplici che ci sono, perché il crostolo è già un cibo completo da solo, non ha bisogno di essere arricchito di sapori, quindi sapori semplici, erbe di campo bollite, strascinate in padella, formaggi freschi, molli, poco saporiti. Per me questi sono i condimenti migliori. Oggi sono di moda i salumi anche perché è facile farli, non devono bollire, si perde poco tempo, però i salumi, la parola lo dice, sono salati e il crostolo è già saporito. Secondo me l'abbinamento migliore è quello che facevano gli antichi. Ermete, Iaio e Steffi, sono loro che hanno vinto l'ottava edizione della sagra del crostolo, riceveranno, oltre all'attestato che hanno già ricevuto, adesso c'è questo premio.